Puntata di Bike più TV dedicata al Trofeo Squillario. Ben ritrovati cari amici sportivi, ci troviamo a Piatto sulle Prealpi biellesi. Dopo 2 anni di stop a causa pandemia riparte con la 71esima edizione del Trofeo Squillario, la classica biellese per la categoria allievi. Nella clip iniziale abbiamo visto dall'alto il paese di Piatto e i comuni limitrofi con le riprese del castello di Valdengo, si trova a pochi chilometri dal circuito di questa manifestazione. Circuito modificato in questa ultima edizione, dopo la partenza da Piatto alle ore 11 la carovana ha fatto un breve tratto di trasferimento fino all'abitato di Valdengo, dove è stato dato il via ufficiale alle ore 11.15. Dopo un breve tratto pianeggiante di circa 6 km, la gara è entrata nel circuito tra Piatto, Valle San Nicolao e Bioglio, circuito molto impegnativo da percorrere 10 volte per un totale di 74 km. La maglia blu di questo 71esimo Trofeo Squillario, che è andata al vincitore, si è intravista anche la maglia bianca per il miglior giovane, per l'allievo del primo anno, mentre la maglia verde al migliore scalatore. Gran premio della montagna al terzo, sesto e nono passaggio allo scollinamento dell'abitato di Bioglio. Inquadrati gli uomini del Team Paldi, da anni al servizio di questa manifestazione per la sicurezza degli atleti che tra poco vedremo al via. In precedenza abbiamo visto la riunione tecnica tra giuria e direttori sportivi che si è svolta sempre nella palestra del centro sportivo La Malina, come tutte le operazioni pre-gara. Con le immagini siamo alla presentazione delle squadre, inquadrata la compagine della Fiumicinese. I ragazzi emiliani sono al via con Enea Sambinello, Mattia Zoffoli e Mattia Lodovichetti. Ora è la volta della formazione lombarda della Madignanese. Tra le sue file spicca la maglia di campione lombardo di Kevin Bertoncelli. La maglia biancoverde vinta lo scorso 12 giugno a Giussano. Dopo la Madignanese è la volta della compagine regionale del Friuli Venezia Giulia con 7 elementi. Dopo i friulani è la volta dei trentini. Altra compagine regionale, l'ultimo vincitore del Trofeo Squillario è stato il Veneto Edoardo Zamperini. Sono passati 2 anni e il Velo Club Piatto ha riportato sulle strade biellesi questa importante manifestazione per i ragazzi che hanno un'età di 15 e 16 anni. Abbiamo visto il direttore di gara Enrico Trivellato e siamo al momento del via con Giampaolo Botta, presidente onorario del Velo Club Piatto, abbassa la bandierina e dal via la 71esima edizione del Trofeo Squillario. 114 partenti che si sono dati da battaglia sui 74 km sulle strade biellesi. Siamo al primo traguardo volante della gara, offerto dagli amici del ciclismo di Piatto. Al primo traguardo volante va il corridore della Bustese, Marco Sambinello, e precede Magazzù e Lodovichetti. Con le immagini ci portiamo al sesto dei 10 giri in programma. Siamo allo scollinamento della salita che da Valle San Nicolao porta all'abitato di Bioglio, dove è posto il secondo Gran Premio della Montagna. Secondo Gran Premio della Montagna che va al corridore della Vigor, Tommaso Quaglia, e precede Matteo Turconi della Bustese, e in terza posizione Nicolò D'Alessandro della Legnanese. Mentre il primo Gran Premio della Montagna, sempre a Bioglio, è andato al corridore del Biasono, Giovanni Magazzù, e ha preceduto Sartori e Lodovichetti. Dopo Bioglio si affronta la discesa di circa 3 km fino alla conclusione del circuito, poi da Piatto si risale fino a Valle San Nicolao e al Gran Premio della Montagna di Bioglio. Si passa sotto lo striscione d'arrivo, viene esposto il cartello che segnala la carovana meno 4 giri alla conclusione, 6 km e 700 metri a tornata, con il gruppo in questa fase compatto. Il prossimo 16 luglio ci sarà un'altra importante gara sul territorio piemontese. A Celio si correrà la 65esima edizione del Gran Premio Valle Celio per la categoria allievi. Sempre il 16 luglio a Valenza si correrà il primo Memorial Alberto Vescovo, la gara per i tesserati Elite Under 23 con l'organizzazione della Velo 20.
Ma torniamo a questo 71esimo trofeo Squillario. Con le immagini siamo passati ai meno tre giri alla conclusione, quando evadono dal gruppo tre corridori. Con il dorsale 91 Giovanni Magazzù della Biassono, con il 116 il portacolori della Legnanese Gabriel Vecchi e con il 115 Fabio Crespi della Bustese Ologna. Si entra Valle San Nicolao con questo terzetto al comando, il gruppo segue con 200 metri di ritardo. Sulla salita che porta al Gran Premio della Montagna di Bioglio perde contatto Giovanni Magazzù, il corridore del Biassono non riesce a tenere il passo dei compagni di fuga e viene riassorbito dal gruppo. Gruppo che ha cambiato decisamente marcia in questa fase e sta mettendo nel mirino anche Crespi e Vecchi. Dopo 3 km di fuga, anche il corridore della Bustese, Fabio Crespi, e Gabriel Vecchi, della Legnanese, vengono ripresi dal gruppo, che torna compatto prima del Gran Premio della Montagna. Dopo 3 km di discesa, si ritorna piatto. Ora a provarci il campione lombardo, Kevin Bertoncelli, il corridore della Madignanese, tenta di portar via un gruppetto. Alle sue spalle Matteo Gabelloni con il numero 88 Marco Guercilena, alla sua ruota il corridore della Legnanese Ferrario D'Alessandro. Il gruppo è attento e non lascia spazio a questi attaccanti quando siamo sul rettilineo d'arrivo. Ancora 13 km e 500 metri per terminare questa 71esima edizione del Trofeo Squillario. Quest'anno ancora più impegnativo, con il caldo che sta mettendo a dura prova questi giovani atleti che stanno correndo a 35 gradi. Siamo al nono passaggio, si va a sprintare per aggiudicarsi i punti alla Gran Premio della Montagna. Il corridore in maglia bianca, Tommaso Quaglia, della Vigor, va ad aggiudicarsi il penultimo e ultimo passaggio da Bioglio, così fa sua la maglia verde per il Gran Premio della Montagna. Vince il Gran Premio della Montagna, maglia verde per il corridore della Vigor. In seconda posizione, in questo ultimo passaggio, Matteo Gabelloni e precede Andrea Bessega, quest'ultimo portacolori della rappresentativa del Friuli Venezia Giulia. Dopo il Gran Premio della Montagna vi è l'attacco del campione lombardo Bertoncelli, attacco all'inizio della discesa per il corridore della Madignanese. Alla fine della discesa sul campione lombardo si portano altri tre corridori, Enea Sambinello in maglia gialla della Fiumicinese, Andrea Bessega della Sacilese, oggi indossa la maglia della rappresentativa del Friuli, e infine con il numero 126 Matteo Gabelloni della Mente e Corpo. Si viaggia veramente forte in questa fase di gara con questi quattro corridori che tentano il colpaccio in questi ultimi 7 km. Bertoncelli ha preso in contropiede gran parte del gruppo con lo scatto all'inizio della discesa. Si passa per la nona volta sotto lo striscione d'arrivo. Al suono della campanella alle spalle dei fuggitivi transita il gruppo con un centinaio di metri di ritardo. Sono rimasti in 13 i primi inseguitori. Al comando il corridore della rappresentativa del Trentino a fare l'andatura. Non hanno elementi tra i quattro di testa e tentano di ricucire lo strappo. Solamente un centinaio di metri di vantaggio per i fuggitivi per questi ultimissimi chilometri di gara.
Si esce da Valle San Nicolao e si entra nel comune di Bioglio. Aumenta leggermente il vantaggio di Battistrada. A 5 km dalla conclusione il vantaggio di Gabelloni, Zambinello, Bessega e Bertoncelli è di 200 metri. Quando si va a scalare per l'ultima volta il Gran Premio della Montagna. A metà dell'ascesa Bertoncelli e Gabelloni restano sui pedali, perdono contatto e al comando rimangono Zambinello e Bessega. Ritorniamo sui Battistrada a fare l'andatura in salita, è sempre Andrea Bessega. Tiene botta Zambinello, alle spalle di questi due atleti si fa minaccioso un gruppetto di quattro uomini a tirare via il corridore del Trentino, Eliandre Haus. Alle sue spalle i due friulani, Andrea Montagnier e Stefano Viezzi, poi Kevin Bertoncelli che è stato riassorbito, mentre Gabelloni non riesce a tenere il passo di questo gruppetto. Finale spettacolare, si va a scollinare l'ultimo Gran Premio da montagna con Zambinello e Bessega al comando. Alle loro spalle, con 100 metri di ritardo, vi sono quattro corridori: Andrea Haus, Montagnier, Viezzi e Bertoncelli. Dopo il Gran Premio da montagna, poco più di 3 km di discesa che portano all'arrivo con gli ultimi 200 metri in leggera salita. E siamo con le telecamere poste all'arrivo, ancora al comando Bessega e Zambinello. Si presentano sul rettilineo d'arrivo con un leggero margine di vantaggio. Al comando Andrea Bessega che lancia la volata lunga, ma negli ultimi metri esce il corridore della Fiumicinese e va a vincere. Vince il 71esimo trofeo Squillario. Enea Zambinello copre i 73 km 800 metri in 2 ore 10 alla media oraria di 33,8. In terza posizione, a 5 secondi dal vincitore, termina Eliandre Haus, il Trentino, e precede i due friulani, Andrea Montagnier e Stefano Viezzi. In sesta posizione, Kevin Bertoncelli. A 20 secondi dal vincitore, termina Matteo Gabelloni. Poi a 40 secondi, il corridore del Biassono, Marco Guercilena, e precede Cristian Sanfilippo e Tommaso Quaglia. Ma andiamo a sentire la voce dei protagonisti. Bene, con il trionfatore del 71esimo trofeo Squillario di questa manifestazione che è risultata durissima sia come percorso che come condizioni ambientali per il caldo. È stata una gara sicuramente molto dura, infatti non ci sono state grandi azioni da parte nel finale di gara perché sapevamo che comunque, data la durezza del percorso, bisognava usare e centellinare bene le energie. Al penultimo giro, dopo la volata del GPM, ci siamo sganciati in quattro e abbiamo subito guadagnato 250 metri, 300, abbiamo visto che potevamo andare. Siamo andati tutta fino all'arrivo, dopodiché il secondo classificato, Bessega, ha imposto un grandissimo ritmo in salita e siamo rimasti in due in cima alla salita. Da lì abbiamo scendito da cambi fino all'arrivo perché sapevamo che potevamo arrivare e giocarci la vittoria. Avevo visto che andava molto forte in salita, quindi sapevo di essere abbastanza veloce, sono riuscito a metterlo davanti. Lui ha lanciato una volta molto, molto lunga e negli ultimi metri sono riuscito a passarlo. Avete lanciato una volata lunghissima, appena superata l'ultima curva a 300 metri dall'arrivo eravate già in piena volata. Sì, sapevo che Zambinello era un po' più veloce di me, ho provato a anticiparlo e prendendo la curva primo l'ho tenuta fino ai 50-70 metri, poi mi ha rimontato e non sono riuscito più a superarlo. Tu arrivi dal Friuli, che te ne pare di queste montagne, di queste valli qui nella provincia di Biella? Ma penso che sia la gara più dura fatta finora dall'inizio stagione. Domenica prossima c'è il campionato italiano, quindi tu vuoi correre questo campionato italiano e fare bene ovviamente. Sì, sicuramente voglio fare bene, ce l'arrivo in pianura quindi non si dice tanto le mie caratteristiche, speriamo di fare la differenza in salita. Con il terzo classificato, Andrea Haus, tu vieni dalla provincia di Trento, vesti la maglia della rappresentativa del Trentino. Non sei riuscito ad agganciare i primi due?
No, allora sul penultimo sulla penultima salita sul GPM sono andati via, hanno fatto la volata insomma per sto GPM, sono andati via in quattro. Io sono rimasto dietro a una manciata di metri. In discesa sono andati via a cambi, sono rimasto un attimo dietro, mantenevano sempre quella manciata di secondi. Poi da sotto all'arrivo fino a fine un chilometro e mezzo al GPM, il mio compagno Magagnotti rappresentativa ha tirato fortissimo, siamo rimasti io, lui e altri due friulani. Dopo si è spostato e sono partito, ho ripreso due dei quattro fuggitivi. Dopo non avevo per andare sotto a Bessega e San Minello, erano sempre a un centinaio di metri. Sul GPM siamo rimasti io, Bertoncelli e questi due del Friuli. In giù non tiravano ovviamente perché c'era davanti Bessega. E a 500 metri ha anticipato un friulano. Io l'ultima curva l'ho presa davanti, mi sono fatto tutta la volata, alla fine sono riuscito a passare friulano, ho fatto terza. I primi tre dell'ordine d'arrivo sono tre atleti che arrivano da regioni lontane per quanto riguarda la Piemonte. Sì, ho visto l'arrivo, l'elenco dell'arrivo. Siamo molto contenti, soprattutto anche gli organizzatori, perché una corsa così, la nostra corsa del paese, la classicissima, che è arrivata alla 71esima edizione, è molto ambita dalle compagnie, quelle regionali che arrivano, quindi siamo veramente molto soddisfatti. Un ringraziamento particolare va al Velo Club, a tutta l'organizzazione, a tutti i ragazzi e anche chi ha organizzato da Timpaldi, eccetera. Poi abbiamo anche i nostri ragazzi delle bandierine, tutte quelle persone che si sono sempre resi disponibili in tutti questi anni, che vanno sempre negli incroci e non vedono mai assolutamente l'arrivo. Ecco, questo è molto, molto importante. Poi una bellissima giornata, quindi di più di così non è che potessimo aspettare, siamo veramente molto contenti. Poi tra l'altro anche col direttore di corsa ho partecipato personalmente, quindi a tutto il giro, e quindi do un augurio al prossimo anno di un arrivederci, grazie di tutto. Grazie. Massimo Quaglia, presidente della società organizzatrice, potete dirvi soddisfatti come è andata la corsa? Sì, possiamo dirci soddisfatti perché dopo questo fermo di due anni per il Covid e tutto abbiamo cambiato un po' tutte le cose, il percorso, gli orari e tutto, e ci riteniamo soddisfatti, e anche grazie a chi ci dà una mano e tutto al Timpaldi e a tutta la gente che collabora con noi. Sul percorso di gara e all'arrivo era presente Mauro Cairati, che rappresenta la federazione ciclistica per quanto riguarda la provincia di Biella. La corsa è stata una corsa dura su un percorso impegnativo, i corridori l'hanno condotta al meglio dandosi battaglia sin dall'inizio. Sì, buongiorno a tutti, è stata una corsa dura, si sapeva, però il parterre di partenti era di elevato livello, una bella corsa, un bentornato al trofeo Squillario, mancava da due anni. E faccio i complimenti al Velo Club Piatto per quanto ha fatto oggi. La prossima manifestazione, sempre parlando della provincia di Biella. La prossima corsa in provincia di Biella sarà sabato 9 luglio a Castelletto Cervo, Elite Thunder nazionale. Martedì faremo la presentazione in municipio. Per adesso ci sono 120 iscritti di diverse squadre italiane e alcune straniere. La macchina organizzativa è a buon punto, mancano ancora qualche piccolo dettaglio, ma ci siamo anche quest'anno. Sarà una bella giornata di festa, finalmente il gruppo Alpini può anche loro possono fare la festa finalmente di quattro giorni, e quindi siamo contenti, ecco, sì. Siamo arrivati alla fine di questa bellissima giornata, 71esima edizione del Trofeo Squillario. Mancava da due anni, mancava tantissimo a noi, mancava tantissimo soprattutto al paese.
Ci siamo impegnati allo spasimo per riuscire a regalare di nuovo una manifestazione degna del trofeo Squillare. Noi siamo solamente delle pedine all'interno di questa manifestazione per far sì che si possa correre nel miglior modo possibile. Oggi la giornata ci ha accompagnato in un modo eccezionale, anche troppo, perché faceva un caldo veramente da schiantare. E i corridori si sono dati battaglia in un modo incredibile. Sapevamo che sarebbe stata una corsa dura, ma è stata clamorosamente dura. Onoratissima dalla presenza di un parterre de roi veramente, perché abbiamo avuto una 129 iscritti, 114 partenti, una qualità eccelsa. Nessuno scommetteva sul fatto che saremmo riusciti a portare all'arrivo più di 10-15 corridori, invece ne abbiamo portati più di 30. È stata quindi, questo è sinonimo di una qualità incredibile. La riprova è che le rappresentative che si sono avvicendate da noi hanno veramente dato battaglia incredibile lungo questo percorso che abbiamo scelto di modificare rispetto al tradizionale, perché lo ritenevamo più sicuro rispetto alle nostre capacità, perché erano 2 anni che non facevamo il trofeo. Noi volevamo farlo correre all'insegna dell'assoluta sicurezza. Noi non possiamo fare niente altro che ringraziare di cuore tutte le persone che sono avvicendate, che sono venute ad aiutarci, le persone che adesso sono ancora fuori con il solleone a sistemare tutto. Un grazie di cuore da parte mia e da parte di tutto il Velo Club per questa bellissima giornata che ci avete regalato. Grazie.